Buongiorno sindaco, un ufficio insolito questo, per manifestare la vicinanza alla chiusura del tribunale. Certo, un ufficio insolito dove l'aria condizionata funziona così, però è un ufficio che ho voluto creare per sollecitare un po' di attenzione sul problema del tribunale di Orvieto, non tanto, come continuo a dire, per una questione di becero campanilismo, ma per fare in modo che coloro i quali si sono occupati di questo decreto per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei tribunali considerassero questo decreto non soltanto un decreto di soppressioni di realtà che funzionano, ancorché piccole, perché le proposte che abbiamo portato ai vertici del Ministero della Giustizia sono proposte che hanno avuto grandi consensi immediati, grandi consensi successivi e poi sono finiti nel dimenticatoio. Non mi interessa assolutamente fare proteste eclatanti, autostrade, ferrovie, eccetera. Gandhi ci ha insegnato secoli fa che la migliore protesta era la protesta non violenta. Questo non vuol dire che non vogliamo essere ascoltati e non vogliamo fare neanche guerre tra poveri. A me qui ogni tanto mi chiede Spoleto, se Spoleto ha 6 o 7 tribunali io sono solo contento. Io sto difendendo il territorio orvietano, che è un territorio vasto e che creerà grandissimi problemi alle comunità che gravitavano e che spero continuino a gravitare su Orvieto. Lei pensa che ci sia ancora qualche speranza? Ma io credo che il dialogo serva proprio per alimentare speranze, non soltanto speranze fine a se stessi. Che il dialogo serva a far ragionare le persone, che serva a far rivedere preconcetti, che serva ad allargare gli spettri delle attività di chi si occupa di questo problema. Insomma, la politica e l'amministrazione richiedono, come dico, dialogo, richiedono attenzione ai problemi che vengono esposti e non chiusure a prioristiche sui numeri, perché questa che doveva essere in origine della chiusura dei tribunali si parla da 40 anni, doveva essere una decisione politica, è sfuggita alla politica da decenni, doveva diventare una decisione tecnica e attualmente è sfuggita anche secondo me ai tecnici per finire in mano ai ragionieri e questo non va bene. Per ora niente occupazione dell'autostrada? Beh, io no, da parte mia no, perché non le so fare, io non voglio rompere le scatole a chi va in vacanza e si fa 4 ore di coda già per conto suo, fargliene fare un'altra di più, perché io mi metto la fascia e sto lì al casello di Orvieto, mi sembra proprio una cosa che non serve a niente, serve solo a esasperare gli animi e credo che nella storia questi tipi di manifestazione non abbiano mai raccolto un singolo apprezzamento da chi viene coinvolto pur non volendo da queste manifestazioni. Un'ultima domanda, quanto tempo pensa che rimarrà? Beh, io ho 74 anni, più o meno, non lo so, finché sarà necessario. Ok, grazie. A lei, grazie. Buon lavoro.